Continua ad aggiornarsi la lista dei positivi al Covid-19 in tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino. Da Vallefoglia il punto della situazione arriva dal sindaco Palmiro Occhielli, che invita inoltre ancora una volta i cittadini a rispettare le regole, ovvero a rimanere in casa e ad attuare tutte le regole di sicurezza già esposte dal governo. La situazione di Vallefoglia continua a rimanere come è stata dall'inizio, è preoccupante, difficile, ma è in sintonia un po' con gli altri comuni confinanti del comprensorio pesarese e ovviamente questo vuol dire che bisogna continuare a stare a casa, che bisogna rispettare le regole, che bisogna evitare di andare il meno possibile anche a fare la spesa quando proprio indispensabile, in farmacia, a fare le cose importanti, e se tutti insieme lavoriamo per sconfiggere questo nemico invisibile, l'unico modo per sconfiggere è stare a casa, lavorare da casa, evitare gli spostamenti il più possibile, cercare di combattere una battaglia che ci consente di ritornare alla normalità nel tempo. Primo, adesso sconfiggere il virus, secondo, cercare di rimettere in moto poi successivamente l'economia. La situazione a Vallefoglia è una situazione, diciamo, anzi voglio cogliere l'occasione per ringraziare, perché la comunità ha fatto, diciamo, un salto importante dal punto di vista del rispetto delle regole, e stanno, diciamo, il numero dei contagiati su circa una settantina, stanno crescendo di poco e niente rispetto al comprensorio, e quindi speriamo che quanto prima si possano debellare questi maledetti contagi, e con un grande senso di responsabilità, di coesione, di coraggio, di unità, evitando di fare polemiche nella maniera più assoluta, perché se lavoriamo tutti insieme, come ha mandato anche il messaggio il parroco di Montecchio Don Orlando, soprattutto rivolto ai giovani, alle giovani generazioni, che devono stare a casa e devono stare nelle regole, nella distanza di sicurezza come previsto nelle norme, perché non ha età. Il virus, diciamo, è pericoloso per tutti, e quindi bisogna che tutti insieme stiamo attenti. Però, come sempre, anche questa battaglia la vinceremo, la vinciamo se stiamo tutti uniti, se stiamo tutti insieme e soprattutto se stiamo tutti a casa e rispettiamo il più possibile le regole.